Ciao, buonasera da Napoli On Air, siamo in compagnia di Valerio Iuvine, speaker censo che tutti conosciamo. Ciao, buonasera da Napoli On Air, siamo in compagnia di Valerio Iuvine, speaker censo che tutti conosciamo. Ci troviamo in un luogo ex albergo dei poveri, un evento organizzato da Esce Sole per quanto riguarda la socialità a Napoli. Praticamente ormai le iniziative che vengono fatte a Napoli sono sempre di meno, anche perché, soprattutto per le realtà diciamo, che potrebbero sembrare più diciamo, di sinistra, che comunque sappiamo come stanno a Napoli, in Italia, eccetera, eccetera. E invece comunque Esce Sole, per fortuna, ecco, è un raggio di sole nelle cose che ci fanno rabbrividire in questa città. Per fortuna sono riusciti a fare una manifestazione all'interno comunque dell'ex albergo dei poveri, cioè un posto dove comunque si sente la sofferenza di chi l'ha vissuto anni e anni fa, e poi un posto che comunque è gigantesco, uno degli edifici più grandi d'Europa, che è stato chiuso perché comunque negli anni 80 comunque il terremoto comunque ci fu in quarantena, e oggi comunque rivive grazie a un palco, perché in questa città sappiamo bene tutti quanti che non teniamo gli spazi, in realtà gli spazi ci stanno, però comunque negli anni 80 ci hanno messo le fabbriche, comunque cambiano di guai a dei posto, oppure comunque vogliamo rivivere i posti in questa maniera, e Esce Sole è riuscito a fare questa cosa, e Iuvine ha avuto questa rassegna che poi continua domani con Cimerolla, con Genussenese, insomma ci sta. Veniamo da Ghetto, partiamo da Enzo e da San Gaetano, Valerio, Sanità, e possiamo anche parlare con lui della serata, come suonare a Napoli. È sempre un'emozione diversa, è sempre rapportarsi con la realtà, che è quella diciamo della base, delle pietre, capito? Le nostre pietre, il nostro, parlo per me, il nostro decumano, che poi alla fine il centro non è solo mio, ma è di tutti
giorni, e sicuramente iniziative del genere ti portano di più ancora di più in contatto con quella che è la tua radice. Quindi, come abbiamo sentito, questo era il calore, come diceva Giulio, la radice che si è spezzata in questa città, e loro cercano di farla rivenire fuori, farla rinascere in questa città. Domani c'è Cicciolo, la stasera abbiamo ascoltato e apprezzato molto Valerio Iovine con supporto anche di GRM, che salutiamo con un caloroso saluto. Sei sempre stato insieme a noi. Sempre. Domani Ciccio Merone. Sempre il 5 settembre il James Sinise. Poi ci sta James Sinise. Insomma, comunque una bella cosa della realtà napoletana nella nostra città. Sangue nostro, Valerio Iovine, siamo in loro. Da Napoli dire tutto. Grazie. Ciao, Agnò. Cercare di cambiare qualcosa ora, lui è mio fratello e io sono felice. A voi, Sigurd Jensen,